Noi non creiamo mai un'opera d'arte dal niente. Ogni opera d'arte è sempre collettiva e l'intelligenza artificiale ce lo ha ricordato. L'intelligenza vera dietro a questi lavori è quella dell'artista che ci lavora. Stessa cosa è la fotografia. La fotografia la può fare chiunque, infatti siamo inflazionati da fotografie orrende, però in pochi riescono a fare delle belle fotografie. Sono Francesco Disa, sono un artista visivo e uno scrittore e di recente ho cominciato a utilizzare l'intelligenza artificiale per disegnare. Utilizzo l'intelligenza artificiale per i miei lavori perché sono curioso, è un nuovo strumento, è una naturale evoluzione dall'utilizzo del digitale che già usavo e penso che sia uno strumento rivoluzionario quanto la fotografia ai tempi. Io credo che come la pittura non è stata distrutta dalla fotografia, credo che succederà la stessa cosa con l'intelligenza artificiale. Cioè chi userà l'intelligenza artificiale userà un nuovo strumento che aprirà nuove potenzialità, chi non la usa invece creerà una nuova arte. Questo è ImageSpace, è uno dei tanti siti con cui si può lavorare con Stable Diffusion. Vedi qua, metti il prompt, il comando testuale con cui crea l'immagine, sono le istruzioni, la ricerca. L'intelligenza artificiale è uno strumento, anche perché il termine intelligenza artificiale in realtà è errato, cioè non sono intelligenti questi strumenti, sono praticamente degli elaborati tostapane, non pensano, non creano arte loro, sei te che li fai lavorare. Cosa hai chiesto? Gli ho chiesto Donald Trump che mangia un piccione, vediamo se viene. È venuto male, appunto, ci si deve lavorare. Sono programmi che hanno preso miliardi di immagini da internet. Queste immagini sono etichettate. Se c'è una foto di un gatto, c'è scritto gatto, per farla semplice e così via. Gli algoritmi hanno di conseguenza imparato, tra molte virgolette, cos'è un gatto. E da zero, se io scrivo fammi un gatto, mescolano quello che sanno e da un rumore di fondo plasmano un'immagine, che però è nuova. Diciamo che di base te scrivi quello che vuoi, la tecnica e indicazioni stilistiche. In realtà ci sono un'infinità di trucchi, però non ve li dico. Basta cambiare una virgola e l'immagine cambia, perché è un linguaggio che si va sviluppando tra l'uomo e la macchina, quindi è proprio come imparare una lingua nuova. Le persone reagiscono ai lavori che faccio con l'intelligenza artificiale essenzialmente in due modi distinti. Ci sono persone che non amano il risultato di questi esperimenti, ma più per gli esperimenti in sé, proprio perché sono fatti con l'intelligenza artificiale. Se io dicessi sono quadri ad olio, mi farebbero tutti i complimenti. Il motivo è che, come è naturale, un po' questo strumento spaventa, alcuni addetti al mestiere invece lo trovano proprio sbagliato eticamente. Da una parte ci sono gli artisti e le artiste che hanno paura di perdere il lavoro, pensando che questi strumenti li sostituiranno. Credo, ma va visto, che questa paura sia motivata, perché sono invece strumenti per migliorare il proprio lavoro. Mentre un altro problema è che tutti questi strumenti sono stati costruiti con l'uso di miliardi di immagini, quindi anche immagini protette dal copyright. Di conseguenza molti artisti dicono questo strumento, che forse mi ruberà il lavoro, è fatto per di più con opere a cui magari anche mie, io non ho dato nessun permesso per crearlo, e le aziende invece ci fanno lucro. Quindi è anche giusto che l'umanità, tutte le persone che hanno contribuito con le loro immagini, anche noi con le nostre foto probabilmente, alla creazione di questi software, abbiano qualcosa. Una cosa che questi strumenti mi hanno già insegnato è che lo strumento non è mai neutro. Anche nel disegno mi rendevo conto di come quello che fai non è mai il frutto della tua volontà. Le intelligenze artificiali sono uno strumento nuovo e quindi in un certo senso svelano cose vecchie in modo nuovo e ti rendono conto che ehi, non hai del tutto il controllo, comunque lo strumento ha una vita propria. L'inflazione di immagini che crea questa intelligenza artificiale cambierà il modo di rapportarci all'immagine bidimensionale, però come tutte le rivoluzioni tecnologiche cambia l'arte del futuro, cambia anche il nostro sguardo sull'arte del passato, non cambia i contenuti dell'arte, che bene o male girano sempre attorno a quelli che interessano gli umani, ovviamente, non le macchine.